Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di T93. Cosa? Credete ci sia qualcosa di strano nel mio volto? Beh, un po' sì, perché oggi parleremo di deepfake e questo è proprio uno di quelli. Questa è una rielaborazione al computer. E come sto muovendo il mio volto, posso muovere tutti i volti di tutte le foto. Ci avreste mai pensato? Adesso posso animare i volti di, che ne so, Putin? Posso animare i volti di Jason Momoa? I volti di Emilia Clarke? O come si chiama adesso? Non lo so io, perché sì, gli attori adesso non dicono. Diciamo, possono invitare attori, politici, tutto, come tutti potranno farlo. E come lo fanno? Semplice, lo potete vedere alla fine di questo video. Oggi ho i capelli legati perché vi farò vedere adesso, con i capelli lunghi si vede che non riconoscerà bene la mia faccia. Adesso siamo di fronte a una nuova epoca, un nuovo giorno, un nuovo mondo, un nuovo. Praticamente adesso dovremmo stare attenti alle fake news, quelle video però, quelle dove le persone, dove i politici parleranno ma non saranno loro a parlare. Vi ricordo che questo, che quello che vedete qua è semplicissimo, è un deepfake semplice tratto da una foto. I deepfake utilizzati con le scansioni del volto da più angolazioni e con la scansione della voce possono riprodurre molto più verosimilmente di quello che stiano facendo adesso questo video. Quindi questo video vuole essere un avvertimento. In che senso di avvertimento? Beh, è semplice. Questo video è finalizzato a creare un'immunità di gregge, così che prima che si sparga il deepfake e che si spargano questi video, si sappia che esistano, quindi in modo che la gente sappia difendersi da questa nuova forma di finte notizie. È impressionante. Impressionante invece come non funzionano le telecamere quando devo fare un video importante. Può essere che sia impressionata. Adesso non so quanto renderà questo video. State attenti, questo è il deepfake. E niente, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, che questo è un canale di curiosità e spero che ce ne siano molte altre che vi piacciono. E lasciate un like a questo video e condividetelo, che la gente deve sapere che esiste questa nuova tecnologia che è alla portata di tutti. Il futuro è come un'onda che ci può travolgere, ma noi non dobbiamo farci cogliere impreparati, ma dobbiamo cavalcarla. Pensate quante belle serie TV fan made si possono fare, quanti meme si possono fare con questa applicazione. È impressionante, dai. Le opportunità sono a portata di mano, ci sarà una nuova frontiera dei video forse, chi lo sa. Per fare questo video devo ringraziare tre persone. Il primo, più che una persona, il canale 2minutespaper, dove ha pubblicato per primo come funzionano questi video, in cui approfondisce meglio anche il funzionamento specifico di questi video. Anche lui cita la pericolosità di questi video e l'importanza che la gente possa riconoscerle. Poi in un altro video fa vedere che anche l'intelligenza artificiale può sempre riconoscere il video finto da quello vero. La seconda persona che voglio ringraziare è Codesta, che praticamente ha fornito il tutorial per l'utilizzo del software, infatti perché c'erano parti mancanti e dopo una settimana di tentativi non ce l'avevo ancora fatta a far funzionare il programma, anche perché non programmo da ormai 6-7 anni, quindi sì, era un po' fuori allenamento, diciamo. E dopo devo anche ringraziare la nostra assistente che, anche se non è qua, è quella che mi ha trovato il tutorial per come far funzionare, che sarà il video che poi farò dopo la sigla, ma che ripropongo in italiano per chi non sa l'inglese. Ad ogni modo, per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuto il video, torno a dopo la sigla e alla prossima, la T93. Bene, eccoci al tutorial. Luca, vediamo che fare. Innanzitutto inserite il link che vi lascio qua in descrizione come primo passo. Bene, innanzitutto cambiate account e usate magari uno scarso, perché vi chiederanno permessi. Adesso non so la natura di cosa utilizzeranno i vostri file, ma se avete file magari importanti non posso garantirvi la vostra sicurezza, quindi cambiate account. Allora, qua innanzitutto non funziona se lo lasciate così, quindi dovete aggiungerci un'altra parte di codice. Basta che aggiungete questo, che è sempre in descrizione, e fate play. E dice sì, vai, continua lo stesso. Ecco, adesso che è finito, fate play su questo, che creerà una cartella condivisa con First Order Model nel vostro account.
che hai condiviso con me questa cartella da cui scaricate le immagini che volete già utilizzare predefinite. E più anche questi due file che sono un po' pesantini, se 700 mega, 600 mega. Poi, una volta che avete scaricate, create nel vostro drive un'altra cartella come questa qua che vedete, First Order Motion Model, scritto identica, deve essere, non deve cambiare una virgola, un trattino, niente. E dentro incollate i file che andrete a utilizzare. Vi ricordo che i file che andrete a utilizzare devono essere tutti 256 pixel per 256, sia le foto che i video. Quindi, per prima cosa, per le immagini vi consiglio di utilizzare Paint, insomma, dai. Praticamente prendete un'immagine di una foto, andate sul lato, cercate di renderla quadrata. Come fare a renderla quadrata? Beh, innanzitutto la riduciamo, sì, prendiamo il lato destro e lo tiriamo verso sinistra, sperando che l'immagine sia un po' centrata, se no si combina comunque, dovete fare un paio di passaggi in più. E se volete essere precisi, precisi, controllate sotto i vari pixel fino a quando non diventano uguali, non devono essere 256 256. Perché poi siamo noi tramite lo strumento ridimensiona, dove imposteremo 256, mantieni proporzioni e diventerà 256. Ricordatevi assolutamente di salvare in PNG, che se salvate in JPEG o in altri formati il programma non ve lo leggerà. Avete creato tutto questo, quindi ok. Adesso montiamo Google Drive la pagina sul sistema Colab. Adesso termino, io non lo so benissimo. Adesso cliccate su questo link che vi darà il codice. Dovete andare a confermare. Dovrete ottenere un codice qua da copiare e incollare. Così potrà lavorare come su Google. Ha funzionato. Dobbiamo importare il video e l'immagine. Allora, dobbiamo sostituire qua, quindi vediamo magari, prendiamo un video, il 2A, vedete, abbiamo un 2A qua in alto a destra, e un'immagine che potrebbe essere quella della statua di Obama, statua 04, 2A e statua 04. 2A è il video, quindi lo mettiamo nella voce dell'MP4, sostituiamo qua, 2A e statua 04. Beh, premete play, se tutto, vediamo, infatti ho sbagliato qualcosa. Se non va a buon fine, vi dice, infatti vi dice qua, vedete, vi dice source image, qua vi dice che non trova la statua. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente ho scritto male il titolo, che mi capita di continuo, statua trattino 04, infatti, come vedete, quindi statua trattino 04, quindi facciamo così. Adesso lo elaborerà per un po'. Ecco, perfetto, avete visto che ha creato questa immagine, però non si muove ancora. Allora, adesso dobbiamo importare i checkpoints, che non so bene cosa siano, ma sono quei due file da 700 mega. Appena avrà finito di girare, premete play su questo qua sotto e dovrebbe crearvi il video. Proviamo adesso. Ed ecco qua. Bene, l'avete fatto. Per salvare il video, tasto destro, e fate salva video come. Vi verrà un video dove ci sono tutte e tre le immagini, e con un programma di editor video taglierete quella modificata. C'è anche una versione qua dove aiuta anche la predizione a creare i capelli, a mischiare un po' la faccia. E dicevo, se non sapete come fare il video 256x256, lo fate col telefonino, andate nella modalità di ripresa a quadrato, non quella panoramica, riprendete a quadrato. Qua ringrazio il video di Drew Hunter, dove vi fa vedere, sì, tagliate il video che avete ripreso in formato quadrato sul telefono, dopodiché sostituite quella linea di codice con questa e inserite il nome del file video che avete caricato su Google Drive, e poi andate lì, e quello sarà il risultato, e dovete spostarlo nella cartella First Order Model. E tornando alla linea di codice iniziale dove si doveva inserire l'MP4, inserite questa striscia qua che ovviamente vi lascio in descrizione. E in pochi istanti avete fatto il vostro video di fake. Se vi è piaciuto lasciate un like e magari iscrivetevi al canale e condividete con gli amici. E grazie per la visione e alla prossima, la T93!